Bentrovati a tutti, buon mese di giugno, un ricordo particolare a chi in questi giorni sta vivendo gli esami e in particolare a tutti i ragazzi che vivono l'estate come un tempo, oltre che di studio, di esami, anche di disponibilità, chi fa gli animatori, campi scuola, Grest, chi parte per viaggi nel mondo. L'augurio davvero che l'estate sia un tempo da vivere intensamente, non da buttare via, di fare esperienze, un'occasione per arricchirsi, visto che si è più disponibili, poi più avanti si fanno delle scelte di lavoro, di famiglie, magari tutto questo tempo non lo sia più. Allora, l'augurio di sfruttarlo bene e di vivere bene questa esperienza. La puntata di oggi in gran parte la occuperà Don Angelo perché rimandiamo un video, una sua intervista di quando è stato a Yerevan, credo qualche anno fa, e ci sembra attuale. Yerevan è la capitale dell'Armenia perché proprio Papa Francesco in questi giorni, 24, 25, 26 giugno 2016, sarà in Armenia, sarà anche a Yerevan e ci verrebbe da dire sorridendo: noi abbiamo mandato il nostro Don Angelo prima di lui e lo ascoltiamo alla fine. Credo sia importante anche però, prima di dare la parola a Don Angelo, ricordare quanto il Papa ha detto, e lo vediamo anche in questa fotografia, nell'Angelus di domenica scorsa. Il Papa diceva: i rifugiati sono persone come tutti, ma alle quali la guerra ha tolto casa, lavoro, parenti, amici. Le loro storie e i loro volti ci chiamano a rinnovare l'impegno per costruire la pace nella giustizia. Per questo vogliamo stare con loro, incontrarli, accoglierli, ascoltarli, per diventare insieme artigiani di pace secondo la volontà di Dio. Un appello forte di Papa Francesco che ci invita a stare attenti all'indifferenza o a un clima che potrebbe crescere anche nel nostro territorio, un po' lo avvertiamo, come dire, stiano a casa loro, prima pensiamo noi, almeno quelli che si dicono cristiani facciano riferimento non solo al Vangelo, ma anche al successore di Pietro, al Papa Francesco, che non si stanca di avere parole forti legate proprio nell'anno della misericordia a questo tema dell'accoglienza, del riconoscere le persone, e in questo mondo i rifugiati, i profughi hanno superato in questo ultimo anno i 60 milioni. Una cifra così alta c'era stata solo con la seconda guerra mondiale. Nel mondo, e quelli nel Mediterraneo sono una piccola parte, oltre 60 milioni di persone è costretta a fuggire, a lasciare la propria casa. E allora è importante anche non dimenticare proprio quello che diceva Papa Francesco, che abbiamo ricordato anche la settimana scorsa, il discorso al programma di alimentare mondiale, dove diceva: di fronte a questa situazione invece sembra che le armi abbiano acquistato una preponderanza inusitata, in modo tale da accantonare totalmente altre maniere di risolvere le questioni. Circolano con spavalda e quasi assoluta libertà in tante parti del mondo. E in questo mondo, e in questo modo, a nutrirsi sono le guerre, non le persone, non i profughi, non gli esseri umani come noi. E a proposito di esseri umani, sempre in attesa di dare la linea a Don Angelo, credo sia importante ricordare che in questi giorni si apre a Oslo il grande convegno, incontro sulla pena di morte con tante nazioni che hanno aderito, e il Papa ha lanciato un messaggio proprio contro la pena di morte, perché non può essere una vendetta, non può essere una punizione senza speranza. E quindi anche qui, da credenti o da uomini e donne davvero umani, credo sia importante accompagnare anche questo appuntamento in modo che non ci sia più nessuno che augura la morte a qualcun altro, e spesso lo sentiamo, lo leggiamo anche su Facebook, e non ci sia più nessuno che provoca la morte a qualcun altro. Non dimentichiamo
chi diceva perché ammazzare chi ha ammazzato per dire che è sbagliato ammazzare, e uno strumento fondamentale per ammazzare, per togliere la vita, sono proprio le armi. Non so se nelle puntate scorse qualche volta ho detto che negli Stati Uniti su ogni caffetteria ci sono 6 negozi di vendita di armi. Come dire, è più facile comprare un'arma che bere un cappuccino. E concludo con questi dati e poi lascio a Don Angelo da Yerevan. Negli Stati Uniti le persone che possiedono più di 10 armi sono più dell'intera popolazione della Danimarca. I morti per terrorismo dal 2005 al 2015 sono stati 71, i morti per arma da fuoco oltre 300.000. Questo per renderci conto della situazione e per sperare di non andare anche noi in quella direzione. Allora, mentre ci auguriamo una buona settimana, ci rivediamo magari chissà anche con Don Angelo in diretta, lascio a lui la linea perché si tratta di una bella intervista che ha fatto a Yerevan, la capitale dell'Armenia. Arrivederci la settimana prossima. Oggi è il 24 aprile, è una data importante per questo paese, un paese straordinario che fa della semplicità, della pacificità, della capacità di dialogo le sue doti più grandi, ma oggi ricorda un triste avvenimento, vero Elisa? Di che cosa parliamo? Parleremo del genocidio del popolo armeno, del 1915, che commemoriamo tutti gli anni il 24 aprile. Noi adesso ci troviamo sul memoriale dedicato alle vittime del genocidio del 1915. In che cosa è consistito questo genocidio? Ci dicevi al gruppo che è insieme con me che ci sono state 3 fasi di questo avvenimento, ce le puoi raccontare? Sì, allora per quanto riguarda il genocidio del 1915, noi distinguiamo 3 fasi fondamentali, del genocidio. La prima fase è stato l'arruolamento dei soldati armeni che pensavano che andavano all'esercito ottomano nella prima guerra mondiale, perché è lo stesso periodo anche della prima guerra mondiale, però in realtà i soldati armeni furono massacrati dallo Stato turco. La prima fase dunque fu il massacro dei soldati armeni. Dopodiché la fase successiva consisteva nel massacro della classe intellettuale armena, che avviene proprio il 24 aprile a Costantinopoli. Centinaia di intellettuali armeni, compositori, scrittori, molti religiosi, la classe intellettuale armena fu massacrata il 24 aprile a Costantinopoli, e per questa ragione noi abbiamo scelto questa data per la commemorazione del genocidio. La fase successiva consisteva nel massacro delle donne e dei bambini che furono deportati verso i deserti della Siria, il grande deserto Terzor, che si trova in Siria e che ospita anche un monumento dedicato agli armeni, fu il luogo del sangue del popolo armeno nel 1915. Sangue che vediamo anche rappresentato nella bandiera dell'Armenia, vero? Vero, abbiamo la bandiera dell'Armenia tricolore. Il rosso simboleggia il sangue del popolo armeno versato nella lotta della propria indipendenza, nella lotta per difendere la propria identità nazionale. Il blu simboleggia il cielo del nostro bellissimo paese, e l'arancione simboleggia la terra fertile del paese. Ultime 2 domande, alziamo un po' la voce Elisa, così ci sentono bene anche da casa. Perché non se ne parla nel resto del mondo di questo genocidio? Tu ci dicevi che solo pochi stati hanno riconosciuto questo genocidio, anche negli ultimi anni, non da sempre. Perché secondo te? Allora, io penso che se ne parli poco anche a livello di scuola, di università, di istruzione, proprio perché è un genocidio non riconosciuto, e questo ostacola veramente, diciamo, la
diffusione della storia del genocidio del popolo armeno, mentre per quanto riguarda la mancanza, il fatto che pochissimi paesi hanno riconosciuto il genocidio armeno, io penso che le ragioni siano ragioni politiche, per cui il genocidio armeno finora purtroppo non è stato riconosciuto e che per il popolo armeno è un riconoscimento di fondamentale importanza, per cui lottiamo e continueremo a lottare anche negli anni successivi, sperando che un giorno avremo questa giustizia. Di quante persone parliamo, Elisa? Parliamo di 1.500.000, ufficialmente 1.200.000, ma circa 1.500.000 il numero delle persone massacrate. E se prendiamo in considerazione che gli armeni erano su 2 milioni sull'impero ottomano, possiamo dire che fu massacrato tutto il popolo armeno nell'impero ottomano, nell'Armenia occidentale. E noi ci troviamo adesso vicino alla fiamma inestinguibile, circondata da 12 blocchi di pietra che simboleggiano le 12 province dell'Armenia occidentale massacrate durante il genocidio. L'ultima cosa, Elisa, mentre io ti ringrazio anche a nome del gruppo che ha vissuto con me questa esperienza, per come tu ci hai accompagnato nella tua terra, e non possiamo chiudere questa intervista guardando alla luce, guardando al futuro, guardando alla speranza, come una ragazza della tua età e i giovani della tua età sognano il loro paese e il loro futuro. Sicuramente c'è questa speranza. A proposito di questo memoriale, anche dall'altra parte una colonna che finisce, che è divisa in due parti ma finisce con la stessa punta. E proprio questo monumento esprime la nostra speranza di vedere la nostra patria divisa unificata. Dunque c'è questa speranza e noi continueremo sempre a sperare e a lottare perché la giustizia venga proprio attuata. Va bene, noi ti ringraziamo. Grazie anche a voi per la vostra presenza su questo luogo. Per noi, io negli occhi, nei vostri occhi ho visto proprio la condivisione del grande dolore del popolo armeno, per cui vi ringrazio, la vostra presenza ci dà ulteriore forza nella nostra lotta. Grazie. Grazie.